Ciao a tutti, sono Candida. Con questo video voglio farvi vedere come realizzare questo album. È fatto con materiale stamperia e nello specifico con l'album Garden. Per la copertina, vedete, ho ritagliato delle applicazioni prese dall'album. E una cosa che però ho fatto è quella di montarle tutte su del cartoncino da 1,5 mm di spessore in modo da creare tutto con un effetto un po' in rilievo. Invece per i mattoncini ho praticamente ritagliato dei mattoncini da sempre cartoncino da 1,5 mm e poi con dei colori in stamperia li ho colorati e poi sporcati con un tampone tutto intorno per dare l'effetto un po' antico. Sul retro ho utilizzato sempre la carta dell'album Garden. L'unica particolarità che ho messo dietro è stato applicare questo bottone con cui ho fermato il pizzo che mi serve per chiudere l'album, giusto per dare un po' di movimento anche al retro. Vediamo come è fatto l'interno. Allora, praticamente ho diviso l'album in quattro blocchi uguali. Questo perché avevo visto che appunto c'erano questi disegni sull'album divisi in primavera, estate, autunno, inverno e quindi mi è venuto in mente di fare un album che contenesse sì delle foto, ma nello stesso tempo che permettesse di prendere degli appunti, di riportare un po' gli eventi che potessero capitare durante l'anno. E quindi da quest'idea è nato questo album. Nella prima pagina, vedete, ho inserito un tag dove ho messo lo spazio per inserire un'eventuale foto, ho ritagliato dei fiori con delle fustelle per variare un po' così l'applicazione della carta. Il retro della prima pagina è fatto con una busta col quale ho creato una fessura dove inserire appunto il calendario, anche questo diviso in quattro, più o meno a seconda delle quattro stagioni dell'anno. Ho fatto una busta proprio con l'idea di poter così inserire eventualmente degli appunti o qualcosa che si ritenga necessario conservare. Nella seconda pagina invece ho applicato un block notice che ho fatto così in modo da poter prendere appunti e scrivere qualcosa, bloccato con delle calamite. Anche qui abbiamo il tag per inserire un'eventuale foto. E nel retro della seconda pagina ho fatto una tasca dove poter inserire una foto o quello che si vuole. Nello stesso modo praticamente ho realizzato gli altri tre blocchi. Quindi abbiamo l'estate, quindi sempre fatta con lo stesso criterio, ho la mia busta con il mio calendario, il mio block notice e i relativi tag per inserire le eventuali foto. Vedete che ho messo delle applicazioni diverse, cose che ho sempre ritagliato e recuperato dall'album Garden, che dà tantissimi spunti per decorare come si vuole l'album. Sul block notice ho attaccato del pizzo, così, giusto per decorarlo un po'. Anche qui ho preso delle decorazioni dell'album per fermare la mia busta in modo che non si apra, anche una volta inserito dentro quello che si vuole. E anche qui ho applicato del pizzo, ma ancora con una decorazione che ho preso dall'album che mi piaceva per variare un po' rispetto agli altri. Questo è il posteriore. E questo è il mio album completo. È bello, è semplice da realizzare e direi che possiamo partire e vedere come fare.
Vediamo il materiale necessario per realizzare l'interno dell'album. Abbiamo bisogno di 16 cartoncini da 17 x 16 cm, dove ho fatto un piego da 1 centimetro sul lato da 17. 4 buste delle dimensioni di 14 x 10 cm. Nel mio canale trovate un tutorial su come realizzare facilmente queste buste. Poi abbiamo bisogno di 8 inserti che io ho decorato con una fustella sull'esterno da 16 x 14 cm, 4 pezzi da 17 x 8 cm, dove ho fatto praticamente 3 pieghi su 3 lati, 1, 2 e 3 da 1 cm, che ci serviranno per realizzare una tasca per inserire dei tag, dopo vedremo come. Poi abbiamo ancora bisogno di 4 pezzi da 10 x 15 cm e 4 pezzi da 10 x 4 cm che ci serviranno per decorare il blocchettino per gli appunti nel modo in cui vi farò vedere dopo. Detto questo, io vi farò vedere come realizzare le prime due pagine. Perché? Perché praticamente le due pagine poi si ripetono all'interno dell'album, dal momento che io ho deciso di praticamente fare quattro blocchi tutti uguali, formati da due pagine diverse ciascuno. Quindi insieme realizzeremo queste due pagine e così vi farò vedere come ho deciso di farle. Della mia pagina non faccio nient'altro che attaccare la carta praticamente dell'album Garden di stamperia che ho già tagliato e deciso di applicare. In questo caso ho deciso di mettere due supporti così e poi al centro uno praticamente era un riquadro già fatto della carta. Che praticamente mi ha dato l'idea di creare quest'album perché c'erano quattro quadrati, questo vedete Summer con appunto le quattro stagioni, è quello che poi mi ha fatto venire in mente di fare quattro parti di album tutte uguali divise appunto per stagioni. Quindi questa sarà praticamente la mia prima decorazione della mia prima pagina. Della prima pagina invece voglio inserire la mia busta così. Allora cosa facciamo? Dunque, dalla carta che ho deciso di applicare così sulla mia parte, vado a ritagliare la parte che incollerò sul davanti della busta, tanto rimarrà coperta nel momento in cui io vado a incollare la mia busta e la utilizzo per decorare anche la busta, invece di sprecare la carta e farla rimanere sotto che non serve a niente. Quindi cosa faccio? Praticamente così. Vado a disegnare praticamente l'interno della busta, così. In questo modo. Ok?
Vedete? E adesso vado a tagliarla leggermente più piccola, così da lasciare lo spazio poi al un pochino di bordo dalla busta, in modo che la mia carta decorata rimanga all'interno. Stesso discorso che vale poi per tutte le altre lavorazioni. Tagliamo sempre la carta decorata leggermente più piccola del cartoncino sul quale dobbiamo attaccarlo, per fare in modo che si veda un millimetro o due tutto intorno della carta tinta unita, che rimane sempre più bella. Ecco, in questo modo praticamente noi cosa facciamo? Andiamo ad incollare questa carta qui in questo modo e andiamo invece ad incollare sulla mia busta, vedete, il pezzettino che farà da motivo. Così. Adesso andiamo ad incollare la nostra busta. Ho messo l'adesivo solo su tre lati in modo da lasciare questa parte aperta per poter inserire dei tag. Utilizzo una decorazione che ho tagliato dall'album. Metto l'adesivo solo sulla parte sottostante, così. In modo da creare una tasca che mi permette di tenere bloccata l'apertura della mia busta, così. Quindi questa è la prima pagina, fronte retro, nel quale andremo ad inserire in questo modo il nostro tag, così. Mentre da questa parte andremo ad agganciare la nostra pagina alla parte centrale dell'album, che avrà una rilegatura che poi vi farò vedere. Andiamo a creare la seconda pagina. Allora, per quanto riguarda la seconda pagina, ho deciso di mettere un blocchettino per le annotazioni qui, così. Quindi, come procediamo? Allora, dobbiamo tenerlo fermo questo blocchetto, quindi ho pensato di farlo utilizzando delle calamite. Per cui, allora, lavoriamo prima il blocchettino e poi mettiamo le calamite sulla nostra pagina per tenerlo fermo. Come ho pensato di fare? Allora, pensavo di utilizzare, allora, questa pagina, questo fogliettino per chiudere il mio blocchettino. Quindi devo andare a fare due fori come quelli che ci sono su un foglio, per cui faccio in questo modo con il mio attrezzo per rivettare. Faccio prima i due fori, così. Sia sul davanti, perché avrà un coperchio, che sul dietro, perché questo sarà la parte dove andrò ad attaccare le calamite affinché il blocchetto rimanga praticamente appiccicato alla mia pagina. Quindi facciamo la stessa cosa anche su questo bigliettino. Allora, una volta forato, facciamo che andare a rivettare questi due fori in modo che rimangano più belli da vedere, visto che rimangono a vista. Per cui andiamo a mettere i nostri rivettini così.
1 e 2. Così. Vedete che così sono più belli. Una volta fatta questa operazione, praticamente andiamo a mettere le calamite sulla pagina per tenere bloccato il nostro blocchettino. Quindi, considerando che questo sarà il retro, praticamente cosa faccio? Decido dove mettere le calamite su questo fogliettino. Così. Quindi andiamo a montare il nostro block notice facendo passare dello spago attraverso i buchi. Una volta fatta questa operazione, praticamente abbiamo il nostro blocchettino finito con le due calamite che ci serviranno per bloccarlo alla nostra pagina. Quindi decidiamo dove posizionarlo, direi qui, e andiamo a mettere le calamite sulla nostra pagina. Quindi andiamo ad appiccicare le due calamite che faranno da fermo dall'altra parte su quelle che abbiamo già incollato. E andiamo a mettere del biadesivo qui sulla nostra pagina in modo da fermare metto un pezzo di biadesivo un po' più grande, così prenderà sicuramente le mie calamite. E ora vado a posizionare il mio blocchettino dove preferisco, direi qui, così. Premo in prossimità delle due calamite in modo che rimangano attaccati al biadesivo e vado a staccare le rimaste attaccate alla mia pagina, in questo modo. In questo modo il mio blocchetto rimarrà, vedete, attaccato. Ora vado a decorare anche questa parte con il fogliettino che avevo già ritagliato. Così. E il primo lato della seconda pagina è concluso. Adesso poi andremo ad abbellirlo con degli altri particolari. Il secondo lato della seconda pagina, adesso per comodità tolgo il block notice così mi rimane più piana, la decoriamo in questo modo. Allora, andiamo ad applicare il pezzettino che vi avevo detto di 17,5 x 8 cm, su cui ho fatto un piego un centimetro su tre lati. Vado a tagliare i miei spigoli, così, in modo che non diano fastidio quando vado a creare la tasca. E vado anche a decorare con la mia fustella la parte superiore della tasca, in questo modo.
Una volta fatta questa operazione, vado a piegare dove ho fatto i pieghi, così. In questo modo. E vado ad attaccare la mia tasca. Prima però di attaccare la tasca in questo modo, vado ad attaccare la pagina che ho deciso di mettere sotto come sfondo. Quindi attacchiamo il nostro blocchetto e questa sarà la nostra seconda pagina. In questa tasca inseriamo il tag, così, per la nostra foto e dall'altra parte, come per la prima pagina, ci servirà per andare a bloccare alla rilegatura la mia pagina. Ora finiamo di decorare queste due pagine con dei particolari che ho ritagliato dall'album Garden di stamperia. Le prime due pagine sono completate e sono quelle che fanno da campione perché le altre sono praticamente uguali. Io le ho già fatte e ve le faccio vedere. Abbiamo estate, abbiamo la nostra primavera, ho ancora aggiunto dei fiorellini qui sulla prima parte. Poi magari li possiamo aggiungere anche dove c'è di nuovo, vedete, la stessa pagina di prima, la stessa tipologia di pagina, quindi il nostro foglio primavera, la nostra busta con i nostri 3 mesi di calendario, il nostro blocchettino con le nostre farfalle e la nostra tasca per le inserzioni dei tag. Inverno. Idem come sopra, quindi abbiamo la prima parte, la nostra busta con i mesi, blocchettino e tasca per i tag. E in ultimo abbiamo l'autunno, dove ho attaccato anche un tag, giusto per abbellirlo ancora un po', la nostra solita busta con i nostri 3 mesi, blocchettino e tasca per inserire i nostri tag. A questo punto il nostro album, o meglio l'interno del nostro album, è completato. Quindi andiamo a vedere come inserire le nostre pagine sulla rilegatura e come andare a creare la nostra copertina e la nostra parte esterna. Per la copertina del nostro album abbiamo bisogno di cartoncino spesso 1,5 mm, in modo che la copertina sia più robusta. Da questo cartoncino facciamo due pezzi di dimensioni 18x17 cm e un pezzo delle dimensioni di 17x5 cm. Mentre per
ricoprire e creare la nostra copertina, abbiamo bisogno di un cartoncino delle dimensioni di 46x21 cm. 46x21 perché? Perché io generalmente considero di lasciare circa mezzo centimetro tra un pezzo e l'altro della mia copertina per permettere il piego, e poi tutto intorno 2 centimetri per lato. E quindi la dimensione finale che ne viene fuori è 46x21. Per prima cosa io ho munito già i miei pezzi di cartoncino di biadesivo, quindi cosa vado a fare? Vado ad incollare il mio cartoncino sulla carta di supporto, lasciando praticamente sullo spigolo 2 centimetri per lato. Cominciando dal primo pezzo. Fatto questo, vado a mettere del biadesivo su tutto il bordo della mia carta, prendendo anche un pezzettino di cartoncino, in modo che poi facilmente piegando il tutto vado a rivestire la mia copertina. Ora, prima di attaccare la nostra carta, andiamo a tagliare gli spigoli, così, lasciando appena un paio di millimetri dallo spigolo del cartoncino, in questo modo, così. E adesso andiamo a dividere il biadesivo e ad incollare la nostra copertina in questo modo. Vedete che la copertina è perfettamente incollata. Adesso andiamo un attimino a segnare dove ci sarà il piego, così delicatamente. Ed ecco pronta la nostra copertina che accoglierà le nostre pagine dell'album. Per quanto riguarda la rilegatura, ho deciso di utilizzare quella che a mio parere è una delle più robuste, dal momento che le pagine sono abbastanza pesanti e corpose. E poi ho fatto dei pieghi che mi permetteranno di creare le alette sulla quale andrò ad incollare le mie pagine, dopo vi farò vedere come. Le pieghe della rilegatura sono state fatte a 2,5 cm, che non è nient'altro che il cartoncino che mi servirà per attaccare la mia rilegatura al centro della copertina. E poi praticamente da 8 blocchi,
dove ho fatto un piego da 0,6 mm, che è quello che mi servirà per dividere le mie pagine, e due pieghi da 1 e 2 e 1 e 2 che andrò ad incollare tra di loro, che mi creeranno l'aletta sulla quale andrò ad incollare la mia pagina. Comunque adesso vedrete segnate tutte le misure per realizzare tutti i pieghi, e poi nel momento in cui andrò ad incollare a incollare e creare le alette per la rilegatura, vedrete che è più facile a farsi che a spiegare questo procedimento, che sembra complicato, ma in realtà non lo è. Quindi andiamo a tagliare intanto la parte finale del mio foglio, perché questo è il foglio che ho realizzato praticamente per la mia rilegatura. Adesso vado a fare tutti i pieghi. Allora, adesso che ho evidenziato tutti i pieghi, voglio cercare di spiegarvi per rendere più chiaro quello che ho detto prima. Praticamente io ho fatto con 1,2 cm e 1,2 cm, ho creato le due alette che adesso andrò ad incollare tra di loro, che mi permetteranno praticamente di inserire e di incastrare la mia pagina. E invece l'aletta che ho fatto con i due pieghi sullo 06, che sono questa piccolina qui, è quella che mi permette di distanziare le pagine tra di loro. Quindi alla fine avrò tutte le pagine unite e gli 06 che me le dividono in questo modo. Adesso vado ad incollare e vedremo la rilegatura finita come sarà. Vado a mettere del biadesivo solo da un lato dell'1,2 e andrò ad incollare sopra perfettamente l'altro piego. Lo farò per tutti e 8 le alette che mi serviranno per incastrare le mie pagine. Ecco, vedete che avendo incollato tutte le parti da 1 e 2, come vi avevo detto prima, abbiamo creato queste alette che ci serviranno per incastrare le nostre pagine. E nello stesso tempo, invece, il restante spazio che ho creato facendo i pieghi a 0,6, vedete, sono quelli che mi permetteranno poi di avere le pagine distanziate tra di loro di 0,6 mm e mi permetteranno di incollare la mia rilegatura così alla mia copertina, in questo modo. A mio avviso questa come tipo di rilegatura è molto valida perché è molto robusta. Con le alette doppie incollate così creano proprio un supporto stabile sul quale attaccare le pagine ed è una delle rilegature che preferisco. Sembra più complicata da realizzare, ma poi in realtà alla fine vedrete che non lo è. Adesso andiamo ad incollare la nostra rilegatura sulla
sulla copertina. Quindi, utilizzando la colla, questa, praticamente andiamo ad incollare. Centriamo perfettamente sempre col nostro attrezzo di osso, andiamo a schiacciare bene e ad incollare la parte sottostante sulla copertina in questo modo, così. Le nostre alette per la rilegatura sono attaccate, quindi procederei con attaccare la carta di decorazione all'interno e all'esterno della mia copertina. Una volta ricoperta la copertina sia nella parte interna che sul retro e dietro con la carta di decorazione, non ci resta che decorare la parte frontale della nostra copertina e riempirla con le nostre pagine. Direi che prima di andare ad incollare le pagine sulla rilegatura, decorerei la copertina in modo da poter lavorare in questo modo, che è più semplice, perché altrimenti una volta inserite le pagine non posso più fare questo lavoro, mi diventa più scomodo. Per decorare la copertina vi faccio vedere cosa ho deciso di usare. Intanto ho ritagliato dei pezzi di carta, chiaramente della collezione, per fare una cosa del genere, ma voglio farvi vedere. Allora, ho ritagliato delle piante che erano sulla collezione, però praticamente cosa ho fatto? Ho messo degli spessori utilizzando il cartoncino che ho usato per fare la copertina e del nastro biadesivo un po' più spesso, in modo da dare un po' di rilievo nel momento in cui vengono incollati, cosa che ho fatto anche per la finestra che ho montato su cartoncino. E sugli stivali poi ho creato un cartello sempre con un pezzo di cartoncino sul quale ho attaccato della carta e la scritta My Garden, e poi sempre con il cartoncino ho praticamente ritagliato dei mattoncini che ho intenzione di mettere qua sul, come se fossero appunto dei mattoni che sporgono dal muro, che ho poi colorato con degli acrilici stamperia e ripassato sui bordi con il solito distress vintage photo. Con questo materiale andiamo a creare la copertina. Per chiudere l'album ho deciso di usare del nastro, quindi lo metterò sotto prima di montare la carta di sfondo, e dall'altra parte invece lo fisserò con un bottone dall'altra parte della copertina. Vi farò poi dopo vedere come. Quindi procediamo con il montaggio, diciamo, del frontale del nostro album.
mentre lasciamo asciugare la copertina, andiamo a attaccare il nastro sulla parte posteriore del nostro album per poterlo poi chiudere. In questo caso facciamo che buchiamo al centro della nostra copertina, così, con un punteruolo, in questo modo, ok? Mettiamo il nostro nastro che andiamo ad incollare qui intorno, così. E lo blocchiamo con questo bottone che facciamo passare dall'altro lato, mettiamo ancora magari un po' di colla, così blocchiamo anche il nostro bottone in questo modo qui. In modo che il pizzo rimanga tutto all'interno. Così. Dall'altra parte andiamo ad aprire le nostre alette che copriremo poi con una decorazione. In questo modo. Così abbiamo messo il pizzo per chiudere il nostro album e fare un bel fiocco. Andiamo a mettere un bottoncino qui che fa tipo da chiodo per mantenere il nostro cartello. Così. E fatto questo, la nostra copertina direi che si può ritenere conclusa. Adesso, come ultima cosa, non ci resta che andare ad inserire sulla nostra rilegatura le nostre pagine. Io, vedete, ho già munito tutte le alette di biadesivo da entrambi i lati e adesso andrò ad incollare tutte le mie pagine una per una. Incollata l'ultima pagina, questo è il nostro album riempito con le pagine. Facciamo il fiocco per chiuderlo.
E questo si può considerare il nostro lavoro finito. Avete dei dubbi o avete bisogno di qualche chiarimento, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E altrimenti, se volete semplicemente lasciare dei commenti, sarò felice di leggerli. Il lavoro è terminato. E se vi è piaciuto, non mi resta che chiedervi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così non perderete i miei prossimi lavori. E detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!